Vivo e lavoro con la mia famiglia in questo piccolo borgo trecentesco di Solomeo, che ha dato i Natali a mia moglie. Questo Solomeo è stato per secoli produttore di olio, grano e vino, ed oggi è produttore di cashmere. Volevo produrre cashmere perché immaginavo che grazie alla sua durata nel tempo si potesse lasciare in eredità. Mi piaceva che fosse un manufatto italiano e che rappresentasse grande artigianalità, qualità, manualità e speriamo anche grande creatività. Ho eseguito e restaurato per 30 anni, cercando di realizzare il sentirmi custode pro tempore. Ho sempre pensato che il nostro dovere è progettare a 3 anni, ma anche a 30 anni, anche a 3 secoli. E questo teatro è un tempio laico dell'arte progettato per 3 secoli. Non volevo stravolgere l'identità, volevo solo custodirla. Volevo che gli esseri umani trovassero nei luoghi accoglienti, anche sotto il profilo estetico, dove si respirasse umanità, stima, tolleranza, spiritualità e anche in qualche maniera un po' di misticità. Volevo che l'impresa facesse sì profitti, ma con etica, dignità e morale, fabbricando manufatti senza recar danni al creato, o perlomeno meno possibile. Il grande sogno della mia vita è sempre stato quello di lavorare per la dignità morale ed economica dell'essere umano.